Oramai è notizia quello che è successo qualche giorno fa negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema di Washington ha ribaltato la sentenza di Roe v. Wade, sentenza del 1973 che garantiva a livello federale il diritto all'aborto. Ora, cosa ha a che fare il diritto d'aborto negli Stati Uniti con il tema di questo canale, ovvero l'informatica e la tecnologia? Presto detto, aziende leader nel mondo dell'informatica come Microsoft, Meta, Amazon e Apple hanno rilasciato delle dichiarazioni in cui queste aziende sosterranno i costi per i loro dipendenti che richiedono il servizio medico di aborto di sostenere le spese di viaggio, perché non essendoci più un diritto a livello federale, ogni stato adesso avrà potere discrezionale in materia, ovvero ognuno dei 50 stati degli Stati Uniti può decidere se renderlo legale o illegale. Da quello che ho capito, non tutti gli stati hanno una normativa in materia e quindi i dipendenti di queste aziende, che magari si trovano in uno stato in cui non possono abortire, dovranno andare o in un altro stato all'interno degli Stati Uniti o addirittura all'estero, per esempio in Canada. Quindi ecco come una notizia di questo tipo si aggancia anche al tema trattato in questo canale. Vi consiglio di guardare questo video fino in fondo perché vi darò anche un aggiornamento su questo video. E quindi facciamo partire la sigla. You can Ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News, io sono Valerio e oggi tratto la questione dell'aborto negli Stati Uniti. Ma prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre seguitemi su Instagram dove porto anticipazioni e foto del mio cane che in questo momento, come al solito quando io inizio a registrare, diventa matto. Quindi, come vi dicevo, aziende come Microsoft, Meta, Amazon e Apple hanno detto che sosterranno i costi dei loro dipendenti che vogliono accedere a questo servizio, ovvero al servizio di aborto. Nella fattispecie, Meta ha dichiarato, e leggo, nella misura consentita dalla legge, pagherà le spese di viaggio per le dipendenti che avranno bisogno di accedere all'assistenza sanitaria e ai servizi riproduttivi in un altro stato. È assurdo come una legge, o meglio, una sentenza della Corte Suprema negli anni 70, che ormai sono passati 40 anni, considerata progressista, è stata abolita nel 2022. È una cosa che io trovo assurdo, perché nella mia testa oggi siamo più progressisti di 40 anni fa. Evidentemente mi sbagliamo. Ovviamente questa decisione della Corte Suprema non ha nulla a che fare con l'amministrazione Biden, che anzi ha dichiarato diverse volte che non è d'accordo su questa cosa, e qualora un intervento della Corte Suprema per abolire quella sentenza che c'è stato dovesse avvenire, l'amministrazione Biden si sarebbe impegnata per fare una legge a riguardo a livello federale, perché come vi dicevo adesso c'è una sorta di vuoto normativo a livello federale, però ogni stato può decidere come gli pare. Inoltre Biden, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, va a dire nelle sue conferenze stampa che gli Stati Uniti sono l'ultimo baluardo della democrazia e della libertà. Voglio capire adesso dove sta sta libertà. Ma comunque questa è la mia opinione personale, prendetela come tale. A questo punto, come vi ho promesso, vi do un aggiornamento sul video quando parlavo di Lambda, ovvero il modello linguistico di Google, che secondo uno degli ingegneri, adesso ex ingegneri di Google, Blake Lemoyd, sarebbe diventato senziente. Come ne parlavo in quel video, Blake voleva assumere un avvocato che difendesse i diritti di questa intelligenza artificiale. E l'ha fatto. Sì, l'ha fatto. Praticamente ha fatto venire un avvocato a casa sua che parlasse con Lambda, e Lambda alla fine ha deciso di voler, a quanto pare, di utilizzare i servizi di questo avvocato. Il ruolo di Blake in questa cosa era semplicemente quello di essere da catalizzatore tra l'avvocato e Lambda e di riempire i documenti legali. Quindi, vedremo come andrà a finire. Se arriverà in tribunale, non lo so, perché ovviamente in queste cose non c'è un precedente, perché negli Stati Uniti, essendo uno stato in cui vige la common law, che è diversa da quella che c'è in Italia abbiamo la civil law, ovvero in Italia le leggi si fanno tramite il potere legislativo, negli Stati Uniti è anche così, però le sentenze dei vari tribunali creano un precedente che possono essere utilizzati per dare anche un'interpretazione della legge o addirittura cambiarla, come nel caso che vi ho detto poco fa di Roe v. Wade per quanto riguarda l'aborto. Quindi i precedenti legali hanno una valenza legale. Quindi, quando ci sarà un aggiornamento su entrambe le questioni, sia la questione dell'aborto che della questione di Lambda e del suo presunto essere senziente, vi farò sapere. E a questo punto io vi esorto a una riflessione. Su entrambe le cose, è giusto che negli Stati Uniti alle persone non sia garantito un diritto all'aborto? È giusto che un programma per computer sia difeso dal punto di vista legale? Io ovviamente ho la mia opinione che ho espresso in questi video, però vorrei sentire anche la vostra, quindi vi esorto a lasciare un commento e se questo video vi è piaciuto lasciate anche un like, così io capirò che vi è piaciuto. Benissimo, siamo in chiusura. Io vi ringrazio come al solito per aver guardato questo video e ci vediamo col prossimo. Ciao!